Grazie al grande lavoro del commissario Legnini, noi potremo donare alla nostra comunità una scuola nuova e dal punto di vista sismico molto sicura. Purtroppo c'è da fare questo piccolo sacrificio, i bambini si sono dovuti spostare momentaneamente in questa scuola provvisoria che, ripeto, che è una bellissima sistemazione, in attesa poi dei lavori che dureranno circa un anno. Contiamo di donare alla nostra comunità una scuola sicura entro un anno. Il plesso verrà completamente demolita e ricostruita, un'altra parte verrà adeguata sismicamente. Lavori importanti, non ti nego che io da genitore ero sempre preoccupato perché i miei figli hanno praticamente hanno vissuto i loro anni, la loro gioventù in questo plesso. Mia figlia ancora studia qui in queste classi e non vi nego che c'era non poca preoccupazione. Oggi, grazie all'intervento del commissario, abbiamo i fondi necessari perché dopo il sisma c'erano stati dei danni molto gravi ed eravamo veramente tutti molto preoccupati. Oggi possiamo regalare ai giovani di oggi e a quelli di domani una scuola sicura. Inizialmente dovremo creare altre aule, altre scuole provvisorie perché ci sono altri interventi da fare e necessitiamo sul territorio di altre aule provvisorie. Successivamente, naturalmente, siccome stiamo acquistando un terreno di oltre 13.000 metri quadri, naturalmente c'è spazio per fare anche altre iniziative importanti, altre strutture importanti, e il nostro sogno è che sicuramente vedremo realizzato con lo sforzo di tutta l'amministrazione, anche quello di regalare una piscina comunale in una zona dove si sa che abbiamo l'oro sotto i piedi perché lì c'è una fonte termale.